Invece so che siete appena tornati dai palchi britannici, per la precisione londinesi. Ci raccontate qualche aneddoto divertente, qualcosa di bello? Già prima fuori mi accennavate a questi inglesi un po' pazzi. Com'è andata la trasferta londinese? Io ho visto un tizio con un pezzo di lingua che gli penzolava fuori dalla bocca in un lago di sangue. Bene, tanto sangue. È andata molto bene, è andata molto bene. Beh, è stato molto divertente secondo me la fine del primo dei due concerti, quando ho fatto stage diving e c'era un lampadario a 2 centimetri da me, sì, con tutti che mi spingevano sopra. Miracolato praticamente. Sì. E il gestore del locale, tale Peter, che salutiamo tantissimo, era felicissimo di tutto questo. Scusa, hai fatto lo stage diving? Sì. Davvero? Sì, cioè, però non hai rischiato come Morgan, a te ti prendevano. No, sì. mi hanno preso più che... Non mi sono neanche lanciato, mi hanno preso proprio... Non abbiamo ancora i soldi per drogarci come Morgan, quindi i nostri stage diving finiscono meglio. Però guarda che fare lo stage diving vuol dire che sei già arrivato. Cioè, da qualche parte sei arrivato. Sei arrivato sul lampadario. Invece, ragazzi, ci suonate il secondo pezzo live. Cosa ci presentate? Ma certo, vi presentiamo... Cosa vi presentiamo? L'attesa. L'attesa. E ti ho aspettato sotto il portone, e ti ho aspettato sotto il portone di casa tua, e ti ho aspettato nelle cantine di Porta Romana, e ti ho aspettato dove sono nati i nostri sogni che non ci fanno dormire la notte, e ti ho aspettato tanto che ora son vecchio, anche se dici in giro che ho 20 anni. Cos'è successo in tutto questo tempo? Non ho neanche la forza per cercarti. Del parco, e tu ci dici non è il momento, e non è gridare più forte contro i muri, e ti ho aspettato tanto che ora son vecchio, anche se dici in giro che ho 20 anni. Cos'è successo in tutto questo tempo? Neanche la forza per cercarti. Mariachi.